La stagione del triathlon toscano si è chiusa con la tradizionale festa di fine anno. Un'occasione per fare il bilancio di una disciplina sportiva che accoglie ogni anno un numero crescente di partecipanti. Il bilancio che io devo fare consuntivo è un bilancio decisamente positivo, che ha comportato un incremento del numero degli iscritti del triathlon della regione toscana e ad un aumento del numero delle gare che abbiamo fatto sul nostro territorio. Quest'anno abbiamo fatto 30 gare in Toscana, talune di bellezza unica, tipo Firenze, Pisa, Grosseto. Nell'appuntamento di Cascina sono stati premiati i campioni regionali di triathlon 2010. I 27 atleti che sono risultati primi di categoria, tra cui due vincitori assoluti. Tra gli uomini Andrea Piersante del team Marblemen, dietro di lui David Verchi della Grosseto Triathlon e Lorenzo Tonza del Nuoto Livorno 3. Sono state di molte gare di vario stile, da aquathlon a sprint, a olimpici, anche medi. E io, a mio avviso, che la gara migliore in assoluto per quello che mi piace a me è stato il medio, ossia il 70.3 dell'Elbamen, fatto all'Isola d'Elba. Tra le donne la vincitrice assoluta è risultata Chiara Capannini, Firenze Triathlon, che ha preceduto sul podio Miriam Grassi, Fenice Triathlon e Marina Matarazzo. È stato un risultato veramente inaspettato e mi ripaga comunque di tutti i sacrifici che ho fatto in questa stagione, di tutti gli allenamenti per arrivare a questo risultato, e direi che sono molto contenta. Nella classifica per società il punteggio maggiore va alla Firenze Triathlon, che precede la Fenice Triathlon e la SBR 3. Uno spazio particolare durante la premiazione è stato rivolto ai giovani. Sono infatti molte le nuove leve toscane che si sono contraddistinte a livello nazionale. Tutti i protagonisti della premiazione che si è svolta a Cascina stanno già scaldando i motori per la stagione 2011. Firenze ha confermato il livello elevato di gare che normalmente fanno e si è vista aggiudicare per il 2011 la gara di triathlon olimpico valevole per circuito interregionale del centro. Faremo poi a Cascina nel 2011 a marzo il campionato italiano di società di duathlon sprint e saremo la seconda prova delle quattro prove nazionali di duathlon. Non posso che augurare a tutti gli atleti un allenatevi bene in questo inverno, perché l'estate sarà veramente bella ed impegnativa.